Ciao a tutti e ciao a tutte! Come state? Io sto molto molto bene. Voi? Sono qua oggi per mostrarvi un sacco di cose, cioè tre cose che secondo me, anzi quattro o cinque, vabbè, che secondo me sono stupende. Quindi andiamo a farvele vedere. La prima cosa che ho preso è questo shampoo, che è tipo come i saponi, nuovo di secca, dell'HS, non so precisamente cosa sia, però comunque è uno shampoo che idrata molto bene i capelli, e secondo me è fantastico. Proveremo, dopo vi dirò più o meno cosa, come sarà. Poi, dato che ho un po' di prurito, ma non sono né pidocchi né folfora, questo appunto negozio che è di Beauty Store, che ora è a Milano ma tra un po' si trasferisce a Castelfranco, quindi vi consiglio tutti di andarci, perché secondo me è molto bello. Comunque ho preso queste gocce che me le metto dove mi fa prurito, e per un determinato periodo devo andare avanti a mettermele quando, prima di asciugarmi i capelli, a parte che non me li asciugo, però me li metto lo stesso, me le massaggio e vado avanti per un periodo finché non mi va via il prurito. Poi ho preso, beh, anche questo è fantastico, la nostra, scusate un attimo, sta bene, ma posso, non sopporto vedere le borse disordinate. Questo spray per le punte, solo per le punte, altrimenti fa male i capelli gli altri perché diventano grassi. Questo che secondo cioè deve essere proprio perfetto, idratante per i capelli, per le punte appunto te le metti sempre prima di asciugare i capelli. E per questa signora, vabbè, e appunto per idratare le punte, quindi sempre prima di asciugare i capelli, ve l'ho già detto, mi sono un po' confusa, ve le idrato, ve le rende molto morbide e costano pochissimo, perché in tutti questi tre acquisti ho speso 15 o 20 euro e non è tanto, perché c'era anche lo sconto del 30%, quindi non sarebbe costato comunque molto. Poi altri due acquisti molto belli, come potete vedere, sono questi due smalti. Questo è giallo fosforescente, questo invece è azzurro opaco, due cose completamente diverse. Questo l'ho preso da Grace Week Color, che comunque è nello stesso negozio, solo che sono due marche diverse, ed è molto bello giallo fluo. Volevo prenderlo anche verde, però ho detto no, meglio giallo. E questo azzurro opaco, che secondo me è meglio per i piedi, l'ho preso da Just Matte di Beige, che secondo me è veramente una marca, anche questa molto buona. Poi vi mostro anche gli acquisti di mia mamma, che sono anche per me, però io non posso usare la tinta a questa età, altrimenti mi rovinerei i capelli, se la fa lei. Ed è questo, che è un ossigenante per i capelli, perché altrimenti i capelli non respirano se non gli metti questo, che è molto idratante pure questo, più una tinta, che sarebbero due, sono due uguali, castano scuro per mia mamma, perché deve coprirsi alcuni punti in cui sono un po' più chiari rispetto al suo colore di capelli. E niente, questi sono stati gli acquisti da Beauty Store. E niente, ve lo consiglio al 100% perché è una marca stupenda. Niente, vi mando un bacione e vi aggiornerò presto per la partenza di Siena, che sarà venerdì, dove farò un video su YouTube. Penso, ma non ne sono sicura, penso che farò la mattinata e dopo o vi farò, diciamo, le giornate divise in video, o non vi farò vedere le giornate, vi farò vedere solo la partenza e il ritorno. Comunque state certi che la partenza e il ritorno saranno sicuri, che ci saranno, quindi state aggiornati, mettete, mi raccomando, like, e se volete vedere questi video attivate la campanellina. E niente, vi lascio un like, super dovete mettere voi se volete, like, un bel pollicione in su, e niente, vi terrò aggiornati, ciao.